una richiesta velocissima. Secondo microfono rotto, no, se no. Che viene fuori dal... E dobbiamo pagare questi microfoni. Dal circolo di... 300 euro. Di Catania. In qualche modo abbiamo fatto questo parallelismo anche stamattina fra un'impresa, l'azienda e il nostro partito politico, dove i militanti sono i soci, gli operai, l'elettorato e il mercato nostro di riferimento, la sintesi e l'azione politica è in qualche modo il prodotto che noi realizziamo e il risultato, che a volte può essere più o meno un successo, è dato dal riscontro delle elezioni. L'ultimo non è stato particolarmente brillante, malgrado forse in tanti di noi ci fossero quelle aspettative che per l'ampia profusione di sforzi, sia organizzativi che economici, in qualche modo si concretizzasse quella più volte auspicata moltiplicazione dei pani e dei pesci che faticosamente abbiamo portato in due campagne elettorali, quelle di rilievo nazionale delle politiche 2018 e delle europee 2019. Però anche le grandi imprese hanno dei fallimenti, dei flop. La Fiat ha prodotto anche la Duna, che a me particolarmente piaceva, poi una piccola monovolume. La Nokia 10 anni fa aveva il monopolio dei telefonini, e chi l'avrebbe mai detto? Non credendo allo smartphone, si è immediatamente marginalizzata rispetto al mercato. Per esempio, fino a 20 anni fa chi poteva pensare un collasso della Kodak, che era il riferimento per chi stampava le fotografie? Sembrano mondi lontanissimi, invece sono molto grossi. Tornando al punto e alla richiesta che vorrei fare alla nazionale, come per ogni azienda esiste un indotto di riferimento, cioè quelle realtà che lavorano e collaborano con una determinata impresa. E anche in politica, credo, come nel mondo aziendale, questo tipo di dinamiche si attivano perché c'è una convenienza reciproca alla collaborazione. Il nostro principale riferimento indotto è sicuramente stato più volte citato, quello delle associazioni, dei movimenti pro-life, del CAV, della Caritas, dove dobbiamo operare quelle correzioni che ci siamo detto, di non fare i perfettini, di non fare quelli bravi che devono educare e far capire agli altri che stanno sbagliando. Invece io quello che vorrei chiedere, forse con un po' troppa ingenuità, deriva da, per esempio, due considerazioni. Una è quella che ha fatto ieri il Presidente stesso, che è stato contattato da Calenda. Se andiamo nel sito di Siamo Europei, che è il movimento di Calenda, c'è una mappa che ritrae la nostra penisola piena di puntini, e sono quelli che lui spaccia come riferimenti locali. È una mappa che, se la comparassimo con una analoga del Popolo della Famiglia, farebbe tenerezza. Quel respiro di radicamento del territorio noi ce l'abbiamo. Sarà puntuale, però ne stiamo avendo rappresentazione tangibile stasera. A lui manca quella diffusione territoriale del suo movimento. Magari può dare altro tipo di apporto e di contributo. Così come l'esperienza del presidente della regione siciliana deriva da un movimento, Nello Musumeci, da un movimento che è tipicamente ed esclusivamente locale. Diventerà bellissima, è una formazione politica che, superato lo stretto di Messina, non è neanche conosciuta. Un respiro nazionale a un movimento che invece in Sicilia, oltre a esprimere il presidente della regione siciliana, e non è poco, vanta anche qualche consigliere o qualche comune dove si arriva a un consenso a doppia cifra. Che tipo di relazione o di
collaborazione può venire fuori, o devono essere, e lo dico, ripeto, ribadisco, forse con troppa ingenuità, come possiamo approcciare, perché ci cercano anche a livello locale, e credo che lo sperimentiamo in tante realtà. Sempre nell'ottica, ho chiuso, del parallelismo con le imprese, se funzionano tutte queste analogie, funziona anche una specie di assioma, quello di Kotler, che vi sono due imprese, due tipologie di imprese, quelle che cambiano e quelle che scompaiono. Come dobbiamo cambiare? Perché dobbiamo farlo nell'ottica di custodire ed implementare questo spazio che ci siamo conquistati. Grazie. Vai Renato, 5 minuti Renato. Anche di meno. Si sente? Sì. Buonasera a tutti. Io sono venuto qua a parlare. Allora, sono Renato Messina, sono venuto qua a parlare per vincere la mia retrosia con il microfono. Quando sono davanti alle persone per parlare mi blocco molto facilmente. Questo signore ha preso il 9% a Gela, tanto per farci capire. Il 9% in terra di mafia, ricordiamocelo, siamo la speranza dove la speranza sparisce. Grazie Mario, mi ha dato un po' di incoraggiamento per questo. Volevo dire, la prima parola era non abbiate paura di osare. Osare, diciamo, perché noi non è che voglio rimproverare a qualcuno oppure insegnare come si fa politica a nessuno, guarda. Però siamo stati veramente in una lotta infernale, dove io personalmente ho rischiato anche di essere arrestato durante la campagna contro la teoria gender, di cui anche sia la polizia e altri servizi sono interessati, con minacce, offese attraverso i social, attraverso i giornali, perché erano di parte della Chiesa ci appoggiava e parte ci ha combattuto direttamente con una violenza inaudita. Però questo è servito a farci conoscere nel territorio, con i risultati che poi sono venuti sia nella politica locale, in Sicilia, non so se lo sapete, per quanto riguarda le amministrative c'è lo sbarramento del 5%. Noi insieme a una lista civica abbiamo preso più circa 2000 voti, tra cui quelli del PDF, eravamo 9 su 24 i candidati, abbiamo preso 1700 voti e le altre 16 persone hanno preso soltanto circa meno di 300 voti. E tutto questo non è avvenuto soltanto perché ci siamo messi da parte oppure ci siamo spesi tantissimo, anche se eravamo pochissimi non abbiamo avuto paura. Come diceva il nostro Papa, non abbiate paura, effettivamente è stato veramente così. Nonostante tutte le difficoltà, il vento, la pioggia e le persone che ci andavano addosso, non ci siamo fermati. Non ci credevamo, però ci speravamo tantissimo e i risultati sono avvenuti e credo che questo possa avvenire in tutta Italia, perché veramente abbiamo capito che c'è una parte della popolazione che vuole un cambiamento soprattutto etico, perché noi su questo stiamo lottando. E il nostro slogan più che altro è stato quello della politica del fare, la politica del fare con amore. E da poco che ci siamo insediati nel comune, abbiamo due consiglieri comunali, tra cui la nostra Valeria Nazionale, chiamiamo Valeria Caci, che non è potuta venire proprio per difendere i diritti dei lavoratori di un'azienda che è a servizio, fa i servizi, diciamo, per il comune, si chiama la Gelas, che rischiano il posto di lavoro, 70 operai. Sta studiando tutti i vari emendamenti e le leggi che ci sono per poter poi portare avanti, diciamo, un programma di recupero e di salvaguardare, diciamo, questa azienda. Nell'ultimo periodo, il 9 settembre, abbiamo proposto due emendamenti che sono stati votati all'unanimità nel comune di Gela,
il riguardo è per la difesa dei diversamente abili. E si tratta dell'introduzione della figura del garante dei diritti della persona disabile, e disability manager, nel senso che questi disabili hanno una figura che li possa assistere sia nel campo nel campo, diciamo, dell'amministrazione, anche per tutte le varie occasioni che ci possono essere. E questa figura affiancherà tutte le persone che ne hanno di bisogno per la difesa di tutti i diritti che hanno i diversamente abili. L'altro emendamento, sempre il 9, insieme a un altro gruppo, diciamo, delle liste civiche, è stato sempre approvato all'unanimità, e si parla dello sportello unico per i cittadini sempre diversamente abili, perché nel nostro comune, ahimè, ci sono delle barriere architettoniche insuperabili, e di conseguenza abbiamo proposto questo emendamento in modo che si crea questo sportello in cui possono accedere facilmente i disabili e tutti quelli che ne hanno di bisogno. Allora, noi parliamo, diciamo, anche di numeri. E il 9%, quasi il 9%, non è proprio il 9%, alle europee abbiamo noi qua il nostro candidato Fabio, che si è speso lui con il nostro gruppo, ha preso quasi, cioè, personalmente nell'ambito di Gela. Fabio, quanto sono? Quasi 1700 voti, quanto erano? No, a Gela 1400. Comunque per la percentuale raggiunta quasi del 9%, un risultato che nessuno si aspettava e che ci ha dato un grande incoraggiamento. Tutto questo è avvenuto perché effettivamente ci siamo fatti conoscere e ci abbiamo messo la faccia, e questi sono stati i risultati. Io non voglio dare consigli perché non mi sento migliore di nessuno qua dentro, però veramente noi, con l'osare e non avendo paura, abbiamo portato questi risultati. Vi ringrazio, buona serata a tutti. Siete molto belli da vedere. Buonasera. Ciao. Vorrei che voi ricordaste quello che sto dicendo. Due parole. Agenda 2030. 2030. Agenda 2030. È l'agenda dell'ONU, che comprende 17 obiettivi che riguardano tutto il mondo, perché sapete, ONU riguarda tutto il mondo. I primi due obiettivi sono degli obiettivi strabilianti, meravigliosi, straordinari, una meraviglia. I primi due obiettivi comprendono l'eliminazione della povertà nel mondo, il secondo l'eliminazione della fame nel mondo. Quindi l'ONU intende proporre questa agenda mondiale per eliminare la fame e la povertà nel mondo. Sapete che la FAO si occupa della fame nel mondo, e in tanti anni che esiste la fame permane in tutto il mondo, e che la povertà è inguaribile sostanzialmente. Bene, i primi due obiettivi di questi 17 ve li ho già detti. Esistono innumerevoli prove del fatto che l'ONU promuove il diritto all'aborto. L'aborto è un diritto. Giovanni Paolo II stabiliva che nella mentalità preeminente i delitti diventavano diritti. Allora vorrei che voi pensaste verso che cosa stiamo andando a livello mondiale. Come pensate che la fame nel mondo e la povertà nel mondo verranno eliminati? Eliminando le persone. Bene. Da che parte possono cominciare, secondo voi? Dall'inizio, dalla fine, da in mezzo, giusto? Quindi tutti i percorsi di legge che vengono portati avanti riguarderanno l'inizio, il mezzo e la fine.
Sapete che il CETA, l'accordo fra l'Italia e il Canada riguardante il grano glifosato, al glifosato, credo sia già stato fatto, e tante altre di queste belle cose, per cui noi mangiamo pesticidi e noi ci nutriamo di pesticidi e viviamo di veleni medicinali che adesso dicono di togliere dalla circolazione. Bene, tutto questo è l'agenda 2030 che già cammina nelle scuole elementari, nelle scuole dei bambini piccoli, quelle infantili, nelle scuole liceali, all'università, vogliamo parlare. Se fate un giro in internet vedete questa agenda 2030 straordinaria. Allora, intanto volevo che voi lo sapeste, perché in tutte le cose che vedo girare vostre non vedo mai parlare dell'agenda 2030. Chiaramente loro lo pensano da molto prima del 2030. Chiaramente tutto questo è ben imbastito di verde, l'ambiente, tutto bello, pulito, non ci sono i terremoti, non c'è le nuvole, non c'è, è tutto pulito, insomma, nei 17 punti vedrete tutti gli obiettivi. Allora, con la piccolina, con Sabrina Bosu mi ha detto facciamo questa cosa dei viaggi formativi. Informativi. Allora io è dal 2006 che cerco delle persone che mi aiutino a rendere molto fruibile, diciamo, l'insieme di ideologie che vanno tutte dentro l'agenda 2030 e adesso volevo proporvi questa... ho bisogno, diciamo, di altre teste per lavorare assieme su alcuni testi, documenti, da rendere invece piccole slide, cioè un mucchietto piccolo di slide che esplichino facilmente queste cose per le persone che non lo sanno, per informarle, e poi siano tutte con la documentazione, perché poi c'è sempre quello che ti dice ma non è vero, ma sei complottista, tutte cavolate. In modo da sia avere noi consapevolezza e sia poi poter distribuire questo, diciamo, queste consapevolezze alla popolazione in modo da sapersi difendere, perché se voi vedete gli insegnanti, i ragazzi vanno tutti dietro come adesso il pifferaio magico, no? E il fenomeno di Greta è semplicemente l'apertura, diciamo, l'inizio, l'anteprima dell'agenda 2030. E come vedete si sta portando dietro le scuole, i ragazzi. Questa cosa è molto studiata, molto, molto a tavolino dai uomini che fumano il sigaro intorno nei loro luoghi. Ci tenevo a dirvi questo, poi le altre grazie. Cose. Okay. Grazie Serafina. Buona domenica, mi chiamo Fabio Nalbone e da qualche minuto ho la tessera del PDF. Da pochi minuti. Vengo da Gela, vorrei dire subito che ieri Renato Messina si è rammaricato del fatto di non avere nominato Emanuele Zappulla, che con lui spende la vita per il popolo e la famiglia Gela, e ha dimenticato di ringraziare Nicola Di Matteo perché è più gelese che non romano, campano, non si capisce soprattutto quando parla che cosa sia. Allora, io sono Fabio Nalbone e sono un animale. Sono un animale da palcoscenico. Però ti prometto che non faccio scenette, non faccio l'animatore, non gli faccio alzare le mani, tu già sei abituato. E sono un animale sociale. In quanto animale da palcoscenico, so cosa ci vuole per attirare l'attenzione, per avere l'applauso, per arruffianarsi il pubblico. È 23 anni che faccio le vacanze e studio all'estero, mi dicono che nessuno, sfioro le 100 unità, porta così tanti ragazzi all'estero come me. Sono soldi. Impresa e vendere. Forse in Italia pure sono il primo, non lo so.
e sono un animale sociale, perché mia moglie raramente mi manda a comprare qualche cosa, perché sa che se esco per comprare la pasta, mettiamo che manca per pranzo, la mangeremo a cena. E questo animale che avete di fronte è stato richiesto, è richiesto da anni da tutti i partiti a Gela, e so benissimo che sarei andata a ricoprire chissà, ho sempre saputo chissà quale carica e quanti soldi, ma col cavolo che il mio nome Fabio Nalbone si unisce alla politica del cavolo che esiste. E allora quando mi è stato chiesto, io così partecipavo ogni tanto a qualche incontro, perché credo e ho visto, ho potuto parlare con molti di voi, oh ma qui c'è la mia casa, ho detto ieri, ma io ho fatto bene a venire, perché ero tranquillamente disposto a venire, conoscere e dire, guarda un po', perché da Gela non capivo esattamente cos'era questo PDF. Quando mi è stato chiesto, che fa, ti candidi all'Europeo, ho detto, guarda, non ho fatto neanche il capo condomino, per mancanza di tempo. La verità. Per riuscire a uscirmene ho detto, guardate, il capo condomino allora non paga la quota, e li abbiamo trovati. E non l'ho fatto il capo condomino, ho detto non ho tempo. Mi è stato detto, va bene Fabio, guarda, non c'è bisogno, non ti preoccupare. Non ti preoccupare allora va bene, perché capivo l'impegno che comportava. Difatti, ho detto, però potete usare il mio nome, siete il primo partito che lo può fare. Perché io credo in questi valori, tutti quelli che qui vedo, sono davvero importanti, questa è la mia vita. E allora che cosa è successo? Che non mi sono impegnato più di tanto, l'ammetto, non ho Facebook e serve, Facebook serve, ma va tutto utilizzato nel modo che sta emergendo. Dov'è la ragazza che era qui? Sì, è vero, i giovani e poi questi gruppi, ma che cavolo di gruppi, ma non ci vuole niente a risolvere questa situazione del buongiorno, buonasera, buonanotte, questo e quell'altro che inquina. Io da insegnante di inglese, sono sposato con un altro insegnante di matematica e fisica, abbiamo 4 figli, quando in classe mi dicono gli alunni, professore guardi, lei ha fatto fare la foto a quello che aveva scritto sulla lavagna, ma io non le leggo queste cose perché non ci vado nel gruppo WhatsApp della classe, perché stanno a parlare sempre dei cavoli loro. E allora ho fatto creare un gruppo a parte di inglese. Allora che cosa ci vuole? Sto stringendo. Che cosa ci vuole a risolvere questi minimi problemi che ci sono? Semplicemente avere il coraggio di dire no, questo gruppo non va, state rompendo le scatole. E allora fatevi un gruppo a parte, il gruppo dei saluti e poi quello vero. Un pochettino di fascismo, un pochettino di sano fascismo. Cioè qui dentro si parla tanto, ma la concretezza c'è. Allora voglio dire, dopo aver parlato con tanti di voi, Federica, ma ieri secondo me ha dato l'input più giusto, perché quando Mario Adinolfi, del quale io già ho detto davanti a lui quando lo conobbi, a me non interessa niente di una persona che viene stracriticata, che non è un esempio eccetera, ma i valori sono quelli. Pokerista, divorziato eccetera eccetera, ma io vado appresso a lui. Quando lui dice Gela ha il 9% come comune, una cosa stranissima, ha ragione. Di che cosa abbiamo bisogno noi adesso per difendere la vita? Abbiamo bisogno di pubblicità, abbiamo bisogno che lo stratega possa dire noi non solo abbiamo un numero che supera lo 0, ma noi abbiamo un numero con 2 cifre e ce la possiamo fare, e quelle sono idee, quelle sono idee. Fai venire le persone perché le stai aiutando per qualche cosa, dopodiché gli dai qualcos'altro. Ci sono praterie davanti a noi di persone che vogliono tornare a votare, così come lo hanno fatto per i 5 Stelle che si sono bruciati, quelli sono oramai andati, finiti, allampanati dal potere. Noi siamo davvero il futuro. Fino a ieri avrei detto siete voi il futuro, adesso c'ho la tessera e continuerò a far usare il mio nome per voi, lo farò, continuerò. Che ne dica mio figlio che ha 20 anni, che l'anno scorso 7° in tutta Italia, premiato al Presidente della Repubblica, fino a ieri sera era con il Presidente della Repubblica, che lui veramente ha velleità politiche da tempo ed è un cervello, lo riconosco, dice ma parlo di tuo figlio, va bene, che mi sta a dire però tuo papà con Adinolfi, crescerà mio figlio, poi certe cose le capirà. Allora adesso mi dispiace avere fatto un po' troppo, non volevo essere molto, molto tranquillo, molto serio, però voglio dire l'ultima cosa,
se Maria Di Nolfi, e io un po' mi vergogno perché giustamente ci dice l'amico Salvo Di Marco, Marco Di Salvo, perdonami, non sei nessuno, ci dice, sto Di Matteo, prima di andare in bagno e nomina Gela, esce dal bagno e nomina Gela, e Adinolfi e viene Renato e dice, e qui c'hanno il 9%, è quello. Noi ora dobbiamo fare capire alle persone, e purtroppo si vende così. Piano piano sei qualcuno e ti tiri indietro un sacco di gente che non ha idee. E poi una cosa voglio dire, l'identità. Non dico che io ho detto a qualcuno per avere i voti, tu sei a favore dell'aborto? Noi pure. Tu che sei per l'eutanasia? Noi pure. No. Però se vedevo che non era il caso di parlare di quei temi, dicevo, ok, mi sono fatto tutto a tutti, puri come le colombe, però. Ma senza tradire mai, come emerge chiaramente qui, senza tradire mai la nostra purezza, perché io onestamente, finendo quello che sto dicendo di dire, posso strappare subito la tessera. Io in Europa, se ci andavo, sapevo che cosa fare. Sapevo. Avrei fatto qualcosa. Ma ho la mia vita. Ho il mio sacramento che è il matrimonio. Penso alla mia famiglia. Non è un problema mio tutto quello che va distorto nel mondo. Però è un problema mio se faccio finta di niente. Io devo potere morire adesso, ha ragione, perché ci vuole una ragione per vivere e una per morire. Questo dissi davanti al palco quando venne Maria Di Nolfi e lo conobbi per la prima volta, e dissi, già sta entrando nella parte del politico, e giustamente non mi conosceva nessuno, io lo sapevo dove posso arrivare, lo sapevo. Grazie. No, non me ne vado più, scherzo. Grazie, Dio vi benedica.